riva al mare di questi uccelli, sono dei piccoli trampolieri che la parola stessa ostrichiere deriva da ostrica, una loro specialità è che sanno aprire i bivalvi. Questo qui non è che assomigli molto a un ostrichiere, ma insomma assomiglia a un uccello, se non altro. Studiando dei ricercatori, studiando delle popolazioni di ostrichieri, anzi meglio che popolazioni, delle colonie di ostrichieri in Olanda, hanno scoperto che nell'ambito della stessa colonia ci sono tre categorie di ostrichieri. C'è una categoria che localizza i bivalvi, li tira fuori dall'acqua o li usa quando sono fuori dall'acqua e poi usando il becco come uno scalpello spacca il guscio e in questo modo può mangiare la parte edibile, per cui una categoria si chiama, chiamiamola scalpello. C'è un'altra categoria un pochino più raffinata che identifica i bivalvi sotto il pelo dell'acqua e riesce, essendo in molti casi le valve socchiuse, a introdurre il becco che è molto sottile in punta e lo usa come un paio di forbici, taglia i legamenti e senza rompere il guscio, forbici, riesce a mangiare i bivalvi. Tra l'altro recentemente hanno scoperto che è possibile distinguere queste due categorie perché quelli che usano il becco come uno scalpello, non so se lo sai, dopo un po' hanno la punta del becco smussata, per cui guardando si capisce il lavoro che fa quello ostrichiere. Poi ce n'è una terza categoria che chiamiamo meno, che non sono capaci di rompere i bivalvi e stanno al mondo benissimo lo stesso, perché granchiolini, lombrichi, anelli di tante altre bestioline, per cui fanno senza dei bivalvi. La cosa che si sono chiesti questi ricercatori è dire, è genetico o è culturale? E allora si fa la cosa che si fa di solito in queste circostanze, si identificano le coppie, poi si scambiano le uova da una coppia all'altra e si guarda i giovani, se i giovani che nascono usano il metodo dei loro genitori veri, quelli genetici, vuol dire che è genetico. Se invece usano il metodo dei genitori adottivi, vuol dire che è culturale. È abbastanza ovvio. E questo vale per tutte e tre le categorie. Ma la cosa molto interessante per cui ho scelto questo esempio tra i tanti, è che queste due categorie qua, che hanno qualche cosa da insegnare ai figli, i rapporti parentali tra prole e genitore durano da 18 a 20 settimane, cioè un lunghissimo tempo stanno i giovani insieme, mentre questi qui che non hanno niente da insegnare ai propri figli stanno da 7 a 10, una differenza enorme. Morale, tanto più una specie culturale, tanto più è importante che ci sia una sovrapposizione temporale perché i genitori possano passare ai propri figli quella che è la loro cultura. Facendo un'analisi comparativa si vede che questo è assolutamente vero, perché tanto più una specie è culturale, non parliamo della nostra specie che è così culturale che oramai i figli diventano sessualmente maturi, diventano delle volte, hanno ancora i capelli grigi e sono ancora lì che stanno a dipendere dai propri genitori, poveretti, non soltanto per motivi culturali, però ha scavalcato i limiti della natura in ogni modo. Ma lo scimpanzé, che è un animale molto culturale, anche qui è molto importante che i figli nascano immaturi e che poi sviluppino il loro comportamento, le loro competenze, stando vicino in braccio al genitore, in modo che c'è questa, oltre all'eredità genetica, c'è l'eredità culturale che diventa fondamentale. D'altro canto, nella nostra specie, se voi andate a vedere le popolazioni più primitive e studiate quella che è stata la storia naturale della nostra specie, la storia naturale della nostra specie per i suoi 9 decimi, 150.000 anni o forse più, ha vissuto da cacciatori e raccoglitori, dove non c'erano i maestri, i pedagoghi, ma il papà insegnava ai figli ad andare a caccia e la mamma insegnava alle figlie a fare la raccoglitrice. Due linee culturali, una maschile e una femminile, parallele, che si integravano. Soltanto da 5.000 anni o poco più sono nati con lo sviluppo
dell'agricoltura, della pastorizia, l'aumento delle risorse, le città e così sono nate le specializzazioni culturali della nostra specie. Per cui, insomma, questa è una regola molto importante. Arrivo in fondo, sì, mi sembra che abbiamo fatto abbastanza, no, forse ci ho messo un mucchio di tempo, no? Vabbè, insomma, comunque ho quasi finito. Arrivo in fondo per parlarvi un po' delle culture. Ci sono vari tipi di culture caratterizzati diversamente. Ci sono culture molto innovative, culture molto conservative e culture così così, che sono quelle che danno origine a quelle che vengono chiamate tradizioni. Gli scimpanzé sono molto caratterizzati da queste tradizioni. Recentemente hanno fatto un'analisi delle 13 popolazioni isolate di scimpanzé in natura e si è visto che ogni popolazione si differenzia dalle altre per una quantità pazzesca di conoscenze di origine culturale, per cui proprio si può parlare delle differenti culture di questi scimpanzé. Una delle prime scoperte, ma che didatticamente è molto interessante da analizzare, di queste trasmissioni culturali degli scimpanzé riguarda un'abitudine che credo che molti di voi la conoscano già, perché si è vista tante volte anche in televisione. Ecco, facciamo finta che questo qui sia uno scimpanzé. È quella di pescare le termiti usando di un arnese. Questo qui è il massimo che posso fare come scimpanzé. E pigliano un bastoncino, vanno dove c'è un termitaio, lo mettono dentro in un'apertura e poi devono stare con molta pazienza per tanto tempo fermi. E poi dopo che sono stati lì molto tempo, devono tirarlo fuori con un'abilità piuttosto notevole, in modo che rimangano attaccati questi insetti, e poi con l'altra mano lo prendono e mangiano le termiti. Ma non è una cosa semplice. Quando uno di questi pescatori di termiti ha finito di pescare termiti, abbandona, perché tanto se ne trovano abbastanza facilmente, questi loro semplici arnesi, che delle volte modificano un po', ma insomma non è una gran costruzioni questo arnese. E adesso ci sono i ragazzini che raccolgono, che sono stati a vedere gli adulti che pescavano le termiti, e raccolgono questi arnesi, vanno dai termitai e giocano a fare i pescatori di termite. E dico giocano perché vanno avanti mesi e mesi senza pescare neanche una termite. Però gli etologi dicono il comportamento ludico è autorimunerante, il che, tradotto in parole più semplici, dice giocare è divertente, uno giocando si diverte e di conseguenza, anche se non ha un premio concreto che sarebbe la termite, continua a pescare le termite. A forza di continuare, dopo mesi e mesi imparano, un po' per volta scoprono che hanno pescato una termite. Loro sono felicissimi, la mangiano, è quello il momento in cui un gioco diventa un comportamento alimentare. Direi quasi un comportamento predatorio, anzi è un comportamento predatorio. Però, perché questo avvenga, c'è bisogno in mezzo di una lunga fase di gioco. E siccome solo i cuccioli di scimpanzé giocano e non gli adulti, occorre un passaggio di generazione perché questo passi da una generazione all'altra. Questo fabbrica le tradizioni che devono durare nel tempo. In questo modo i figli apprendono dai genitori o dagli zii, parenti e cose del genere. Per cui questa qui è una, diciamo, né troppo conservativa né troppo indicativa. Poi all'inizio vi parlavo di animali generalisti e vi ho nominato i topi. Io ho studiato moltissimo i topi e ho studiato proprio la trasmissione culturale dei topi. I topi sono fantastici da questo punto di vista, perché hanno delle capacità di trasmissione culturale notevole, e questo è il motivo. Abbiamo visto il topo, è rimasto dentro. Sì, ecco. Ma perché il topo è un animale colonizzatore, è un animale che ogni giorno si trova di fronte a dei problemi diversi, perché colonizza ambienti diversi, e allora è un animale estremamente sociale ed è un animale che
ha molta variabilità negli ambiti degli individui, per cui ce n'è sempre uno tra i 30 e i 40 che sono insieme